Bene ragazzi, in questo video vi andrò a mostrare uno dei clienti, la testimonianza di uno dei clienti che abbiamo dell'agenzia di social media marketing. Diciamo che questo video può tornare utile sia a una persona che parte da zero e sta pensando, diciamo, il come monetizzare con il social media marketing, sia a una persona che già ad oggi ha una web agency con dei clienti per capire come gestire rapporti con i clienti, che tipo di aziende prendere. Soprattutto parlando di clienti alto spendenti, perché diciamo che noi nel 90% dei casi lavoriamo sempre con aziende che ci pagano diciamo un importo superiore ai 2-3 mila euro al mese. Ad esempio, questo cliente di media tutti i singoli mesi ci va a dare più o meno dai 5 agli 8 mila euro, dipende tutto dal fatturato generato. Questo perché? Perché noi lavoriamo con tante tipologie di aziende a performance, ovvero sui risultati che portiamo all'azienda. Quindi di per sé, diciamo, ci sono dei clienti, come questo imprenditore qua che vedremo all'interno del video, effettivamente che vanno a darci delle quote, ad esempio con lui prendiamo il 6% del fatturato sull'imponibile, quindi diciamo sul fatturato che si va a creare meno l'IVA ovviamente. Quindi noi prendiamo il 6% sull'imponibile in fattura totale ovviamente, fatto nell'arco del mese, grazie ai contatti che ovviamente portiamo noi con le campagne pubblicitarie e con i telefonisti che mettiamo a disposizione dell'azienda in questo caso. Diciamo che lavorare in questo modo sicuramente ti permette di guadagnare molto di più, di avere un'entrata a volte anche quasi passiva, perché quando vai a strutturare tutto l'ecosistema a un cliente del genere, diciamo che non hai bisogno di porgli chissà quale attenzione giornaliera. Sicuramente devi andare a seguire quelle che sono le campagne, perché comunque quando si vanno ad inserire ovviamente determinati budget, quindi al di sopra dei 20-30 mila euro al mese, ovviamente le campagne richiedono una gestione molto più attenta, però diciamo che non è chissà quanto impegnativo quanto andare a lavorare con dei clienti che ti pagano 750 euro al mese, poi ti pagano un mese sì, un mese no, 2 mesi sì e poi perdi il cliente e ne devi trovare altri. Quindi sicuramente il fatto di lavorare a performance con i clienti è la cosa assolutamente migliore da fare se hai una web agency o vuoi strutturare appunto un'agenzia di marketing digitale. Se non mi conosci, sono Nicca Taldi, massimo esperto in Italia per quanto riguarda la vendita telefonica, però ovviamente, come dico all'interno di tutti i vari video che ci sono sul canale YouTube, eccetera, da 4 anni a questa parte io ho iniziato proprio vendendo servizi di social media marketing 4 anni fa al telefono. Diciamo che è stato proprio il primo approccio che ho avuto con la vendita telefonica, è stato proprio il fatto di vendere servizi alle aziende. E diciamo che col tempo mi sono reso conto che offrire un servizio con un pagamento immediato all'inizio diciamo che è appetitoso, ok, perché ovviamente vuoi avere dei soldi subito, però se la vai a vedere sul lungo termine, ok, è molto molto meglio farsi pagare a percentuale dai clienti, perché in questo modo diciamo che magari acquisisci meno clienti, hai meno lavoro da fare, un'entrata maggiore e sicuramente una qualità migliore di quelli che sono i soldi, perché ovviamente ad esempio come questo cliente che ripeto, facciamo una media, più o meno ci paga 6.000 euro al mese, ok, se calcoliamo il minimo di quello che ci dà a volte, il massimo più o meno è 6.000 euro al mese di media, diciamo che in un anno sono 72.000 euro con un cliente. Ok, se andiamo a ragionare di quanti clienti devi prendere per farti pagare subito, quanto tempo devi investire nell'acquisirli, nel illustrargli quello che è il servizio, ne perdi alcuni, ne devi acquisire altri. Quindi la cosa migliore è lavorare a performance. Questo, guarda, ve lo dico perché realmente sono andato a fare tantissimi test, a ragionare in più modi, ad acquisire clienti in tantissime nicchie sul mercato, dai dentisti alle agenzie immobiliari. Mi sono reso conto appunto che questo è il miglior modo per lavorare con i clienti. Ovviamente ci sono certe nicchie in cui è meglio lavorare a performance, certe nicchie che sono anche è anche meglio non acquisirle proprio, ok? Quindi clienti da 3, 4, 500 euro è anche meglio non acquisirli proprio se lavori con questo sistema. Detto questo, vi lascio la video testimonianza in cui appunto va a spiegare brevemente, senza
dire nel particolare qual è il prodotto specifico che vende, però dice sicuramente la nicchia e appunto quelli che sono stati i risultati generati e il processo. Quindi vi lascio la videotestimonianza. Una volta terminato, iscrivetevi al canale e se volete capire di più sul come strutturare un team telefonico per vendere questi servizi, sul come acquisire clienti in questo modo, o volete sapere di più del sistema di cui sto parlando, di come lavorare a performance e qualsiasi informazione, trovate un link qua sotto o qua sopra in cui potete mettervi in contatto con il mio team. Buongiorno, mi chiamo Emidio, sono un imprenditore sin dal 1980, i primi anni 80 insomma, comunque ero un ragazzo molto giovane. Ho passato tanti periodi belli e meno belli di questi ultimi decenni perché comunque abbiamo avuto degli alti e bassi a livello lavorativo in tutti i campi, ma diciamo quello più eclatante è stato gli anni 90, dove io ho veramente lavorato tanto, come tanti di voi immagino, parlo da imprenditore. Logico che tutto questo ti abitua a un tenore di vita, ti abitua a uno stile, ti abitua, cioè a delle abitudini che insomma piacciono a tutti. Cosa succede poi? Che arriviamo a ridosso degli anni 2000, 2006-2007, veniamo colpiti un attimino da una sorta di crisi a livello mondiale che al momento sembrava una cosa di poco conto, in realtà ha cambiato un po' l'economia mondiale, quindi a partire dagli immobili, insomma, un po' in tutti i campi. Devo dire che anch'io, nonostante la mia esperienza decennale, cioè, ho risentito un attimino del colpo, però siamo andati avanti in maniera discreta, cioè comunque ci siamo ancora. Fino al colpo, diciamo, che ha colpito tutti veramente un anno e mezzo fa, circa sto parlando, quando questa pandemia ha colpito l'intero pianeta. Che dire, io mi occupo di arredi, mi occupo di dispositivi medici, siamo sensibili alle persone che hanno disabilità, ma è molto legato agli arredi, quindi diciamo tutto un discorso personalizzato. E nel periodo del lockdown, dove eri obbligato a stare a casa, eri obbligato a tenere giù la saracinesca, l'ufficio era chiuso, non potevi uscire per strada, cioè è stato veramente triste. Tanti miei colleghi hanno chiuso battenti, io ho cercato di resistere e diciamo che cosa mi porta a essere qui oggi, vestito bene, a parlarvi? È stata una conoscenza con una persona che mi ha ribaltato totalmente l'andamento del lavoro. Parlo di Nick Cataldi, un ragazzo giovane al momento, cioè per me cioè, era un po' diffidente, logicamente. Mi è stato presentato da un mio amico imprenditore, mi dice: "No, guarda, io ho avuto, cioè, mi ha cambiato l'andamento della ditta", e io ho detto: "Vabbè, senti, ci parlo". Mi sono trovato davanti un ragazzo giovane come mio figlio, cioè, per cui cioè, succede che gente della mia età, talvolta di mentalità per quanto aperta, ma insomma, un po' così, diffidano dei giovani. Questo è sbagliato. Io forse perché ho visto dentro un po' l'immagine di mio figlio, un ragazzo giovane anche lui, quindi ho dato fiducia a questo ragazzo e meno male. Perché la fiducia che ho dato a questo ragazzo mi ha cambiato totalmente metodo di lavoro, fatturati, modo di vivere lavorativamente. Cioè io praticamente, mentre tutti sono fermi e sono stati fermi e qualcuno ha chiuso, io ho avuto un'impennata. Questo cosa vuol dire? Logicamente l'impennata l'ho avuto io e giustamente anche lui ha avuto i suoi guadagni perché insomma mi sembra più che giusto. Premetto, io tratto prodotti costosi, non tratto prodottini così a buon mercato, quindi prodotto di alta qualità costoso. Quindi per me la mia abitudine da imprenditore è quella che io te la devo far vedere, spiegare, far vedere insomma, toccare con mano per intenderci. Quindi lungi da me l'idea di poter proporre certe cose, certi miei prodotti online, cioè era impensabile, contro natura per la mia mentalità. E io ascoltando Nick, cioè, mi sono trovato a mettere dei prodotti, insomma,
online e devo dire che io quello che magari facevo in un mese lo facevo in 2 giorni, cioè lo faccio in 2 giorni. Cioè, questo cosa vuol dire? Che è uno strumento che mi ha ribaltato totalmente, mi ha proprio aiutato. Cioè, ecco dove sta il segreto, cioè ascoltare veramente Cataldi perché ha delle soluzioni vere in tasca. Naturalmente io vi ho accennato che sin dai primi anni, dal 1980, a dire vero che faccio imprenditoria, io negli anni ho gestito delle importantissime rete vendite, ero a capo a livello commerciale di queste attività che tuttora ci sono. Io poi per motivi miei mi sono spostato, ma ne ho seguite tante. Ho anche fatto delle consulenze in alcune imprese molto importanti. Oggi seguo la mia e devo dire che con l'aiuto di Nick la mia è diventata importantissima. Quindi cos'è che è successo? Io tuttora oggi, mese di ottobre del 2021, vado avanti nella collaborazione perché per me oramai non posso farne a meno. Cioè, voglio dire, io dopo 40 anni che lavoro, cioè sono arrivato a un momento di dire, ma perché non l'ho fatto prima? Però prima non era possibile perché Nick era proprio troppo giovane prima. Però devo dire una cosa, cioè lo consiglio a magari se qualche altro imprenditore come me, più giovane di me o meno giovane di me, non importa, comunque con la mente da imprenditore. Cioè, questa è una carta vincente, è un sistema di lavoro che io non conoscevo. Cioè, io ero abituato ai miei schemi, un po' rielaborati nell'andare avanti degli anni, però non a questo sistema innovativo. Un sistema che, ripeto, mi ha cambiato totalmente tutto. Quindi, io sono veramente contento di come sto andando e la cosa che, vabbè, i soldi che ho dato a sto ragazzo, che sono, insomma, non sono pochi, ma sono i soldi spesi più bene negli ultimi anni, cioè non potevo fare cosa migliore.